Benvenuti nel 2120. Allora, noi siamo qua per cercare di capire che cosa è successo in questi 100 anni che ci separano dal 2019. Uno spettacolo dove comicità, ironie e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono i grandi temi del nostro secolo: sostenibilità del pianeta e di conseguenza delle sue popolazioni. In una parola, 6 gradi. Lo spettacolo di Giobbe Covatta, andato in scena al Metropole di Corigliano ed inserito nella rassegna di teatro e musica prima fila dell'Associazione 900 Teatri per la direzione artistica di Benedetto Castriota. Cosa succederebbe al nostro pianeta se la temperatura aumentasse di 6 gradi? Il problema non è il pianeta che se ne importa, è che noi ci estinguiamo. Oddio, io all'inizio ero preoccupatissimo di questa cosa dell'estinzione, ero veramente molto preoccupato. Mo spero tanto che succeda, perché... Un'occasione di divertimento, ma anche per comprendere che la fine del mondo prevista per il 2012 potrebbe essere solo stata rimandata se la temperatura del nostro pianeta aumentasse di 6 gradi. Ho messo a fuoco una serie di argomenti che mi fa piacere raccontare, perché ho dei figli, dei nipoti, per cui insomma mi piacerebbe, alla nostra età si troveranno in una situazione presumibilmente meno entusiasmante di quella che i nostri genitori hanno affidato a noi. E allora mi piacerebbe, insomma, come dire, non dico lasciargli un pianeta migliore di quello che ho ricevuto io, ma almeno non peggio. 6 gradi, uno spettacolo di Giobbe Covatta e Paola Catella, regia dello stesso Covatta, dove il comico napoletano dice: immagina il mondo nel 2115, un dopodomani mica troppo lontano, abitato dai nostri pronipoti. E cosa succede con 6 gradi in più sul nostro pianeta? La vita è una merda, fa sai paura, tutti i giorni è un'avventura. Maronna mia, non è lavoro, è un'agonia. Maronna mia, fammo morire, non ce la faccio più. Meraviglioso, veramente. È la parte che più le è piaciuta. Tutta, perché attraverso l'ironia praticamente si toccano dei temi incredibili, quindi veramente bravo Giobbe Covatta, bisogna vederlo. Niente, l'ho adorato come ho sempre fatto con tutti gli spettacoli che ho visto suoi, ne sono felice, ne sono rimasta abbastanza stupita, dai. Quello straordinario, poi Giobbe Covatta è davvero spettacolare, riesce a trattare temi molto importanti strappando un sorriso, quindi con ironia riesce a centrare sempre il punto. Il prossimo appuntamento sarà con Anna Maria Barbera al Teatro Garden di Rende, e poi il 2 marzo, e invece il 23 marzo ritorneremo al Teatro Sibaris di Castrovillari con il grandissimo concerto delle Orme, che concluderà questa carovana di emozioni targate prima fila.